Mauro Scarpelli e ho passato gran parte della mia vita come all'università, come docente di diritto pubblico, e però vengo dal mondo della musica fondamentalmente, e poi diciamo da 35 anni invece mi sto occupando di psicologia, musicoterapia e psicoterapia, e ho fondato insieme a mia moglie Carolina, ho fondato un'associazione, abbiamo ormai lavorato con, si può dire, qualche migliaia di persone sul lavoro personale, la crescita personale, la trasformazione. Ecco, questo è un po'. E da alcuni anni mi sto occupando dei temi del mondo esterno, come non funziona l'economia, come non funziona la finanza, come non funziona gli aspetti giuridici del nostro paese. Cioè abbiamo una finanza che è al primo posto, un'economia più o meno al secondo, la politica al terzo, l'essere umano all'ultimo posto, quindi noi siamo dei servi di un'economia finanziaria. Allora, come orientarsi? Beh, bisogna sviluppare consapevolezza di sé del mondo, consapevolezza di sé dei propri conflitti interni per acquistare le forze di resistere e poi insieme trasformare questo delirio. E poi nel mondo esterno bisogna capire bene come stanno le cose. Il mio compito è quello di creare un team di lavoro di alto livello, perché bisogna veramente fare una diagnosi, come dei medici, bisogna fare una diagnosi corretta. L'università purtroppo fa in modo che sia un'università che, anziché sostenere i principi costituzionali, se li è dimenticati. Noi abbiamo bisogno adesso di una università per un periodo, università popolare, come sono state in passato le accademie, le libere accademie. Quindi l'università popolare serve proprio a riportare in auge la Costituzione, che prevede la partecipazione di tutti i lavoratori, l'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Stiamo avviando dei gruppi di lavoro in cui noi dal centro diamo dei materiali che sono tipici di un'università online. Questi materiali vanno studiati, vanno elaborati in gruppo, e invece una parte si proporrà di diventare esperta di un nuovo tipo di pensiero che coniuga insieme il diritto, l'economia, la filosofia prima di tutto, storia, insomma tutte quelle competenze che un cittadino deve avere per poter orientarsi nel mondo della politica. L'università che abbia come scopo quello di diffondere una conoscenza, una sapienza unitaria, è una cosa senza costo che possiamo fare tranquillamente. La sofferenza ha accompagnato la vita umana da sempre. Se la sofferenza nasce in genere nella culla, quando una madre, un padre disattento creano le condizioni per cui ci sia un adattamento psicologico deficitario. Oggi questa problematica sta venendo fuori in modo sempre più forte, anche per una ragione molto semplice, che siamo usciti da un regime di povertà generalizzata, per cui abbiamo più di tempo libero. Finché persone non hanno tempo libero, di occuparsi di problemi psichici non c'è. Quando comincia a esserci un pochino di abbondanza, e allora c'è tempo libero di pensare, e se questo pensare avviene in persone che purtroppo sono portatrici di ferite interne, allora questo diventa un tormento. La maggioranza delle persone si tiene molto dolore nel cuore, come diceva Shakespeare, date parola al vostro dolore finché il vostro cuore non si spezzi. Ecco, quindi che gli esseri umani hanno del dolore che blocca il cuore è noto da sempre. In questo periodo la cosa è aggravata da una situazione generalizzata in cui la cifra è la competizione di tutti contro tutti. Ma in realtà l'essere umano è fatto per cooperare, per andare d'accordo, per cercare di creare condizioni di sinergia e non certo per boicottarsi reciprocamente. Non c'è da disperare, perché in realtà, così come abbiamo armamenti per distruggere la Terra 6 volte, altrettanto abbiamo risorse tecnico-materiali, mentali, per ricostruire la nostra psiche e ricostruire il mondo. Quindi sono ben felice di poter dare una notizia che è tutt'altro che disperante, anzi la speranza è la base di tutto. L'Italia che cambia in senso concreto è un'Italia che si risveglia, vede la drammatica menzogna nella quale viviamo tutti i giorni, si risveglia, esce dalla caverna di Platone e comincia a organizzarsi per creare un mondo vivibile, anzi un mondo molto bello, ci aspetta un rinascimento se stiamo attenti.
Questo rinascimento vuol dire che l'Italia è una cultura talmente profonda nelle sue radici e quindi noi possiamo addirittura essere un motore di questo cambiamento, che certamente non deve essere solo italiano. Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla ormai, quest'Italia che cambia.